Ragazzi, ragazzi, e bentornati su Quei due sul server. Siamo leggermente incazzati, ma col sorriso sulla faccia, perché oggi vogliamo distruggere allegramente un gioco. Un gioco sviluppato da Wild Game Studio, ed è un gioco che trovate su Steam al modico prezzo di 18 euro e rotti. 18,99€, se vogliamo essere proprio precisi. Ma perché parliamo di prezzo? Perché sembrerebbe che il gioco non sia stato terminato. In effetti potrebbe apparire come un alfa, una pre-alfa. Giocandoci, la sensazione che hai è quella neanche di una pre-alfa, è la sensazione proprio di un testing in studio. Sì, è un gioco che non doveva essere rilasciato secondo noi, però è stato rilasciato a settembre dell'anno passato, quindi nemmeno troppi mesi fa. E andiamo a dire il titolo, che è Day One Garry's Incident. Ok, detto il titolo, potete andare tutti quanti ad acquistarlo prima di vedere questa recensione, perché altrimenti non lo acquisterete più il titolo. Guarda, vi mettiamo il link qua sotto, però vogliamo anche le firme di chi ha avuto il coraggio di comprare questa merda. E quando sarò sul letto di morte, sarò lì lì per dire addio ai miei cari, chiederanno: nonno, ma di cosa ti penti nella vita? Di aver comprato sta merda? Mi pento. E attenzione, attenzione, perché è proprio questa la sensazione che hai un secondo e mezzo dopo aver aperto questo cazzo di gioco. Comunque sia, se pensate che la responsabilità di questo nostro errore sia tutta nostra, non è così. Dobbiamo ringraziare / mandare una testa di cavallo putrefatta a Yotobi. Eh sì, perché una volta che abbiamo visto un suo gameplay ci siamo innamorati di questo gioco e abbiamo assaporato le potenzialità. Potenzialità che si sono rivelate immediatamente fondatissime. Ma perché compriamo ste merda? Comunque sia, di che si tratta? Di che si tratta? È un survival, è un gioco che vorrebbe rifare un attimino le veci, ma in realtà fa le feci di Far Cry 3, perché riprende parecchie dinamiche di quel gioco. Sì, in realtà prende le cose peggiori di Minecraft e ci mette in mezzo le cose più brutte di Far Cry 3. Quali sono le cose più brutte di Far Cry 3? No, non ce ne sono, cioè cerca di rifarle le cose. Il problema è quello, ma lo rifà infatti molto molto male. Scuoiare un animale, quando in Far Cry è comunque un'animazione che si ripete, perché si ripete, però è un'azione che è bene o male, ti fa passare il tempo, dura poco, invece lì no, lì è lungo, è tedioso. È una palla, tutto il gioco è una palla, a cominciare dal filmato introduttivo che ha una delle regie peggiori che abbia mai visto, cioè realizzato alla fine con l'engine del gioco, ma neanche migliorato, cioè i filmati sono sgranati, sembra che li guardate su YouTube a 360. Fa veramente cagare, ragazzi, e se state pensando che noi esageriamo a buttarci così pesantemente sulla realizzazione tecnica, magari non valutando la storia, non valutando il gameplay, cazzo, vi sbagliate di grosso. Vi sbagliate, ma della storia parleremo alla fine, perché per adesso vi vogliamo dire queste piccole pecche grafiche, bug, eccetera eccetera, che riguardano i primi tre quarti d'ora di gioco. Sì, perché poi ci siamo arresi all'evidenza, ci siamo arresi di fronte ad un gioco che, anche se ti impegni, non ti porta da nessuna parte, perché il gioco stesso ti ferma, ti dice basta, disinstallami, voglio morire, sto soffrendo. Quindi, allora, che cosa succede nei primi minuti di gioco? Capiamo subito che la telecamera è un nemico. È un nemico, perché? Perché voi dovete capire come si craftano le cose, perché in questo survival potrete craftare diverse cose. Lo capirete attraverso iscrizioni sui muri. Ecco, queste iscrizioni sui muri, pensate che voi passate davanti al muro, le guardate e quindi imparate? No, gli sviluppatori, per essere certi che voi leggiate queste iscrizioni, che cosa fanno? Quando passate vicino a un muro dove c'è un'iscrizione, anche se siete girati dalla parte opposta, c'è qualcosa che prende possesso del vostro corpo, vi torce il collo nella direzione in cui ci sono queste iscrizioni, fate così praticamente, e siete costretti a guardare in quella direzione, qualsiasi cosa stia succedendo intorno a voi. L'azione è ta-tan! Sì, questo ti fa. E tu, questa cosa succede continuamente. Diciamo che il vostro punto di vista con la telecamera non è collegato. Non c'è un'animazione che porta dal vostro punto di vista al punto di vista della camera, come abbiamo visto fare in Far Cry. Ma va bene. Cioè, questa è una cazzatina. No, fa venire da vomitare, non è una cazzatina. È una cazzatina rispetto a quello che succede già nel primo secondo e mezzo di gioco.
nemici fanno le scintille che li colpiate con un fucile, con una pistola, con uno stronzo. Loro faranno sempre le scintille. E tra l'altro, nel vicino all'altare sacrificale sul quale ci svegliamo all'inizio della campagna, c'è anche una ragazza legata che possiamo scegliere se liberare oppure uccidere. Ed è molto divertente vedere che il suo cadavere continua ad urlare se le diamo delle spadate. Sì, la cosa bella è che la stessa ragazza che noi uccidiamo, perché noi abbiamo provato diverse volte ad ucciderla o a salvarla, la stessa ragazza uscita fuori dal tempio, che sia morta o no, non importa, ti frega la fiaschetta, mo. La cosa bella è che ti frega la fiaschetta, te lo dice il gioco, perché la ragazza ti passa tipo a 5 metri di distanza, non si sa quando ti abbia fregato questa fiaschetta. Cioè, t'attaccheggio livello 9000. La ruba in qualche modo e voi dovrete inseguirle in mezzo alla giungla. Esatto, questa operazione è facilitata da uno sbrilluccichio a livello del suolo. Complimenti, veramente un'intuizione degna di delle teste di cazzo, veramente brutto. Comunque sia, una volta trovata questa ragazza, che nel caso voi corriate abbastanza veloce per ritrovarsi dove dovrebbe trovarsi, si teletrasporterà, e abbiamo fatto anche questa di registrazione, si teletrasporta la ragazza in un punto così e vi chiederà di farle un favore. Sì, di prendere, vi farà capire in qualche modo attraverso delle tele, no? In questo gioco ci sono delle tele su cui sono disegnati i segnali, non so, per andare al tempio da questa parte, cioè il tempio è da questa parte. Per i coglioni questo gioco, siete imbecilli, ok, giocate a questo gioco. Vabbè. Comunque c'è questa iscrizione, no? Voi dovrete dare della carne in cambio della vostra fiaschetta. Ovviamente noi siamo degli stronzi nati, e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sgozzato la ragazza, ma il risultato è stato che sì, abbiamo ottenuto la nostra fiaschetta, ma l'intero villaggio si è rivoltato contro di noi. Quindi abbiamo ricominciato la missione e invece di ammazzarla l'abbiamo ammazzata, ma... L'abbiamo ammazzata, ma questa volta utilizzando la funzione stealth, che ammazza delicatamente da dietro, cioè da dietro le spalle, nel senso che voi il coltello lo avrete dietro le spalle, non si sa come muoiono queste persone, ma muoiono da dietro le spalle, voi ammazzate in maniera silenziosa, quindi nessuno vi vede. E se siete fortunati, una volta su 45, l'animazione vi mostrerà mentre sgozzate la vostra vittima. Nella restante parte delle volte voi vi taglierete il palmo della mano, mentre la vostra vittima resterà totalmente indenne, ma morirà comunque. Attenzione, spezziamo una lancia a favore dell'AI dei personaggi, no? Dei nemici, quelli che poi diventeranno nemici all'interno del gioco. Se voi gli ammazzate una persona in modalità stealth davanti agli occhi, quindi non dicono una parola, non è successo niente per loro. Stealth, scusami, va premiato chi uccide silenziosamente. Anche se ti ho visto che mi hai ucciso la moglie, l'hai fatto silenziosamente, quindi sei una persona civile. Però, come succede a Skyrim, se voi ammazzate una persona di quel popolo lì, di quel villaggio lì, anche dietro una siepe, a distanza di chilometri dal villaggio, Senza usare lo sgozzamento, vi seguiranno tutti quanti. Complimentoni, veramente una cosa fatta benin benino. Che cos'altro può succedere mentre stiamo giocando? L'abbiamo detto, questo gioco si ispira liberamente e criminosamente a Far Cry 3, quindi può succedere che mentre voi state andando dritti per la vostra strada o state combattendo, state cliccando col mouse e lui sta mostrando la punta della spada ai nemici, di colpo la nostra amica, la migliore amica, la telecamera gira dall'altra parte senza un'animazione, senza niente, uno stacco netto proprio, tipo quei montaggi analogici del 1940, pa, così, e voi vi trovate faccia a faccia con una tigre, un puma, una pantera. Cioè, la cosa che non abbiamo capito di che cazzo di animale si tratti, e dovrete risolvere un bellissimo, tra virgolette, quick time event per sgozzare anche qui, molto delicatamente, la pantera. Sì, proprio dei chirurghi più che degli assassini. Ad ogni modo, il gioco è proprio pieno zeppo di rimandi a Far Cry 3, nessuno dei quali però colpisce il segno. È un gioco che graficamente non è neanche tutta questa merda, perché il comparto grafico in sé non è malaccio. Quello che è malaccio sono i modelli, che sono veramente indegni, e le animazioni, che secondo noi non sono stati fatti neanche utilizzando il motion capture. No, assolutamente. Si tratta comunque dell'Unreal Engine 3, che non siamo riusciti a riconoscere perché questa volta è usato veramente col culo, cioè non sì.
hanno preso il mouse col culo e hanno disegnato i personaggi e tutto il resto. Peccato, perché in effetti l'impatto d'insieme del fogliame, dell'ambientazione, non è male, ma i modelli vi fanno ricredere su tutto. Le animazioni sono sempre rigidissime. Quando uccidete qualcuno non è che quello... No, quello mette le braccia così lungo il corpo e va giù. Va giù come una mazza di scopa. Ok, va bene, queste sono le animazioni che fanno tutte cagare. Voi direte, va bene, almeno qualcosa di buono c'è. No, no, perché se tu vai a risolvere quello che dovrebbe essere un enigma sopra un cazzo di ziggurat, dovete girare degli specchi in maniera molto difficile, tra l'altro, dovete girare tutti quanti, basta premere la E su ogni specchio, avete risolto l'enigma, arrivate a un certo punto che vi trovate a dover girare l'ultimo specchio, quindi per aprire la porta che vi farà entrare all'interno dello ziggurat, cosa succede? Succede che si erge, così, da terra, un muro invisibile che vi impedisce di muovere lo specchio, anche solo di avvicinarlo. Tre volte, tre cazzo di volte ho dovuto ricaricare il gioco per poter capire dove cazzo c'era l'errore che ti faceva ergere questo muro. Perché se sbagliavi a passare su un determinato punto, si buggava tutto il cazzo di gioco. Cioè, ragazzi, noi non stiamo facendo i pignoli sui glitch grafici, perché poi ci sono anche qui dei glitchetti impercettibili. Cioè, queste cose stanno in tutti i giochi. In tutti i giochi c'è un cazzo di muro di texture che si alza da terra e non ti fa vedere dove vai per metri e metri. Dopodiché se ne va e tu devi essere soltanto fortunato a non trovarti in bilico su un burrone. In tutti i giochi accade che da dietro arriva un puma e non c'è un'animazione di nessun tipo che parte il quick time event del puma addosso, che vi trovate il faccione del puma così, non sapete quando è successo. Né un'animazione né un suono, perché il comparto audio di questo gioco è stato inserito tanto per tenere occupate le orecchie. In realtà non ha una funzione all'interno del gioco, perché non capite che suono viene da dove, perché e da quale direzione. Cioè, è veramente una me, tecnicamente parlando, anche se le immagini, lo sappiamo che le immagini possono anche fuorviare, ma vi assicuriamo che tecnicamente parlando è uno dei gradini più bassi che abbiamo mai visto. La merda, la merda, la merda. A voi direte, no vabbè, ma almeno la storia sarà bella, perché la storia l'abbiamo voluta lasciare alla fine come ciliegina sulla torta. Oh, l'abbiamo lasciata alla fine perché, lo ammettiamo, a un certo punto bug su bug, problemi su problemi, glitch su glitch, salvataggi che non funzionano, respawn in punti veramente impossibili. A un certo punto, ragazzi, senza un motivo che sia uno, stacco netto, ci siamo ritrovati davanti alla ziggurat dell'inizio. Cioè, veramente uno alza le mani davanti a sto gioco. Non l'abbiamo assolutamente finito, però vi possiamo dire che quel poco di storia che c'è, non sappiamo se è bella o brutta, ma una cosa la sappiamo, è raccontata male. Voi siete ubriaco fradicio, vi chiama al telefono, dovete fare un trasporto aereo da ubriachi, no? Vi trovate su questo cazzo di aereo con delle casse dietro, ad un certo punto c'è una tempesta magnetica, non si capisce, una cassa si illumina e voi vi trovate nel mondo dei Maya, non lo so, degli Aztechi, che cazzo non, sono? Ragazzi, veramente, non abbiamo capito, magari voi ci avete giocato un po' di più, però insomma... Speriamo per non proprio speriamo, per voi di no. Speriamo di no, perché insomma 18, 19 quasi euro per questa merdaccia, speriamo che voi non li abbiate spesi. Veramente non abbiamo parlato neanche di un terzo dei problemi di questa merdaccia. Per esempio, la Deadcam, per esempio, vi gira attorno, e se non aveste voi avuto il senso di vomito per tutto il gioco dall'inizio, cosa che accade molto bene, vi verrebbe immediatamente. È terribile, ragazzi. Il quick time event della cosa che ti cura, lo vogliamo dire? Ah, allora ragazzi, in questo gioco, come in Far Cry 3, ci si cura in maniera dinamica, cioè non è che tu prendi una medicina e immediatamente recuperi energia, no, c'è l'animazione del personaggio che si cura. Ma noi due, che non abbiamo studiato medicina, che non ci siamo mai dovuti curare da una ferita, ci metteremmo la metà del tempo, perché questo tizio, mentre si cura, non può neanche indietreggiare. Sta fermo, è immobile, potrebbe arrivare qualsiasi nemico. Le scimmiette ti tirano la merda. Le scimmiette ti tirano la merda, cioè, madonna. Cioè, ragazzi, veramente, se volete, guardate, andatevi a vedere pure il gameplay di Yotobi, no? Perché là saltano fuori tante belle cose, però Yotobi ha giocato per giocare. Noi invece siamo andati proprio a punzecchiare il gioco laddove sapevamo che avrebbe ceduto, e non ci ha mai delusi, ha sempre ceduto, proprio sempre. Noi il gameplay non lo faremo, andatevi a vedere quello di Yotobi, ve lo lasciamo qui sotto, chiudiamo questa merda qua. Ah, tra l'altro, ragazzi, una cosa da dire, è pesantissimo, è più pesante di Far Cry 3.